Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un episodio di Super Smash Bros. Ultimate. Siamo contro Regigigas. Sto registrando di seguito allo scorso episodio, quindi se non seguo i commenti che mi avete lasciato nello scorso episodio è per questo che sto registrando di fila. Quindi, allora, sostituiamo Greninja con Ike. Fatemi sapere se nel caso mi sono dimenticato qualche personaggio da utilizzare, perché sicuramente qualcuno mi manca. Ne sono quasi sicuro, però non mi viene in mente chi. Quindi fatemelo sapere nei commenti, che lo userò nel prossimo episodio. Dov'è Ike? Dove sei esattamente? Dannatissimo Ike, ti ho perso. Aspettate un po', me lo sto per... no, Ryu... Marte e Lucina sono lassù in alto. Dove diamine l'hanno messo Ike? Ok, perfetto. E non lo trovavo, vediamo un attimo le colorazioni. Troppo scura, questa è bellissima. Abbastanza carina. Ok, io farei questa, perché mi piace di più così. Mi piace di più questa versione di quel personaggio, quindi la usiamo. E vediamo un po' che cos'è che andiamo a combinare contro Regigigas, come diamine si chiama. Incontra modalità energia, la potenza di attacco del nemico aumenterà, la velocità del nemico aumenterà, perché è giusto così. E tra l'altro è anche Maxi, il maledetto. No, no, no. Ale, calmo. Fermo. Non l'hai mai usato. Calma. Eruzione B. Una forza di esplosione creata piantando la spada a terra. Se caricata al massimo ti danneggia. Colpo rapido bilaterale, un affondo che termina con un fendente contro chi hai davanti. Si può caricare. B su etere, lanci la spada in aria, salti, la riprendi e meni un fendente ricadendo verso il basso. Questa la adoro. B giù scudo, blocchi gli attacchi nemici e contrattacchi. Più forte era l'attacco, più forte sarà il contrattacco. D'accordo. Quindi colpo rapido, eruzione, etere, scudo. Va bene. Vediamo un attimo come va a finire. Allora, questo ha abbastanza raggio, ma non troppo, effettivamente. Quanto basta però per volare fuori le persone, in effetti. No, 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 via di qui. Ok, Rob. No, non ti voglio male io. Rob, ti voglio bene, calmati. Mamma mia. No, eruzione. Mi disintegra. Un anti-maxi non avrebbe fatto schifo, obiettivamente. Bellissimo, l'ho preso a caso. Vieni qui. È che non basta, capite? Questo è il problema, perché lui è maxi e mi ha quasi disintegrato già, quindi io dubito che basti. Ho provato a schivarlo il più possibile. Non mi buttare fuori. Peccato. Forse non è il personaggio proprio adatto per Rob. Ci riproviamo insieme. Nel caso taglio e cambio personaggio, perché più che altro imparare un personaggio contro di lui non è la cosa più bella del mondo. Avrei dovuto mettere un anti-maxi o qualcosa del genere. Sicuramente sarebbe stato comodo e utile. All'attacco base, che è veramente è potente, ma al tempo stesso è scarso, perché ha un attacco solo. E quindi non riesco a gestire io come voglio la situazione. Ah, questo fa male. Ne ho provato a fare il contrattacco e stavolta è entrato il contrattacco. Ma vieni qui, vai così, grande Ike. No, vai ora. Provato a contrattaccare, non entra neanche lo scudo, ma guardate voi. E fammi colpire. Vai su. Ok, l'ho rischivato abbastanza per fortuna. Sei morto. Sei andato stavolta, perché il doppio smash. Col primo ti riduco quasi a zero, col secondo ti disintegro se lo prendo. No, l'ho finito col primo. Grande in questo modo, perfetto. Lo so, prima non riuscivo a prenderlo. Super corazza lenta, due slot. Che la super corazza lenta, se la metti a Ganondorf, non ti muovi in pratica. Fai un passo ogni 3 ore e mezzo. Le persone passano lì, ti sventolano intorno e te sei lì con calmo. Che un bradipo praticamente diventi a tutti gli effetti. Ah, quindi da qui si può tornare indietro. No, si prosegue avanti. Calma, perché a sto punto mi sono perso roba. Devo tornare indietro, dall'altra parte, perché allora quella era una via senza uscita, forse? Ci sono troppe strade e non voglio rischiare di perdermene troppe. Qui tra l'altro c'è un altro personaggio, guardate lì sopra, è clamorosa sta cosa. Calma allora, nel caso alla fine dell'episodio torneremo qui a sbloccare quel personaggio.
Però al momento io voglio tornare indietro e passare alle domande che erano là sotto, che avevamo lasciato appunto indietro, non me le voglio perdere, perché altrimenti io voglio cercare ovviamente di esplorare tutto quanto per poi sbloccare tutti i personaggi possibili che ci sono in Super Smash Bros. In questa modalità. Ora, in Via del Totodarica ci dovremmo quasi essere, dovrebbe essere qui sopra. Esatto, è questa la domanda. Vediamo un po' che cos'è esattamente. Quale di questi spiriti è uno scienziato? Vediamo un po' sugli scienziati. Andros. Non ho idea di chi sia. La gravità è ridotta e gli assistenti appariranno come avversari. Non. Ci provo. Non lo so, non lo so. Questa domanda io non la so. Non so la risposta perché. Due di personaggi non li ricordo, non li conosco proprio. Di lui non ho ricordi. Quindi, tra l'altro, contro Ganondorf. Wow. Beh, niente male. Nominavo prima Ganondorf. Giustamente, ora ci andiamo contro. Ale, hai un altro personaggio abbastanza. No! Pesante. Che. Ah! Diamine, aspetta un attimo. Non t'avevo visto. Devo usare più questa. Perché è veramente buona questo attacco. È ottimo, anzi. Non mi ha volato fuori lui. Il peggio è che mi hanno volato fuori quei blocchi. Ah, dannazione questa cosa. Ma lui chi è il tizio Arkanoid? Chi è sta cosa? Non ho letto che cos'era esattamente il problema. Però è bellissimo. No, colpi. Mamma mia, quanto danno fa. Quanto danno fai esattamente? Accidenti a te. Che non sei altro, Ganondorf. No. Devo continuare a stare ben attento perché attacca solo me praticamente quell'affare. Quindi. Vai ora. Perfetto. Vieni giù. No, via di qui. Mi stanno per arrivare addosso quegli accosi. Aggancialo. Aggancialo. Ho fatto in tempo. No. No, 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 forse non sono fuori. Grandi. Grandi così. Grandissimi. Dalla sconfitta alla vittoria, in men che non si dica. Tra l'altro evolve a livello 99. Due slot. Questo non me l'aspettavo. Però è stato bellissimo. Dalle stelle, dalle stalle alle stelle in questo caso. Al contrario, invece che dalle stelle alle stalle. L'ho presa. Ok, era l'unico che conoscevo minimo. E quindi ho detto speriamo sia lui effettivamente, perché gli altri non sapevo chi erano. Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio comunque là. Perfetto. Robosso d'oro. Serie Piazza Mystery Pass. Chi è lui? La gravità è ridotta. Mica me lo ricordo, ragazzi, lui. Immunità a cambi direzionali. Ok, perfetto. Chi diamine era nella Piazza Mystery? Quello fantasy era uno dei nemici nel gioco quello fantasy. Chi è? Perché effettivamente c'è ancora Ale. Non è che l'hanno tolta la piazza. Quindi in teoria è. Chi è? Mamma mia, che male. Cioè, male veramente no, però mi ha preso bene. Peccato. Vuoi continuare? Ho aspettato troppo a fare Bissù. Bastava farne un attimo prima invece che cercare di colpirlo. Bastava fare un attimo prima Bissù o addirittura fare bilaterale per rientrare. Certo non ha tanto slancio con bilaterale, però almeno potevo provare. Perché ti sei girato dalla parte sbagliata, Ike? Che diamine d'attacco era il suo, non il mio. Vai. Grandi così, rifallo. Al mio stesso attacco sbaglio. Giusto per dirlo, ma mi sembra il mio stesso attacco quello. Mi rubi gli attacchi. Non si fa così, o si rubano gli attacchi delle persone. Ok, se mi prende sono fregato. Ma forse lo prendo prima io. Prima lui. Non dovrei essere. Peccato. Questa è cattiveria. Era al 50%. Era al 50% e mi ha sbattuto fuori lo stesso. Rubacchia un po', ogni tanto Super Smash Bros. Rubacchia un po'. Va bene, va bene, va bene. Stavolta ti sistemo io allora. Forza. Giochiamola un po' diversamente. Forse.
Bella presa. Ha fatto la cosa giusta nel momento giusto. Ok. Fendente, che non è andato. Fendente adesso, che non è... Continua a non andare. Stai andato, perfetto. E attacco verso l'alto. Ah, grandi al 140%. E ti sei fuori. Dannazione, un'altra volta. La mossa smash. Vai ora. Ultimo colpo. Perché al 220% non mi va fuori? Ho capito che è potente, che è dorato, eccetera, ma è al 300%. 289% per volarlo fuori. Fa schifo, tra l'altro, sto personaggio. Due stelle e un corno. Ah, mamma mia, forse con un altro personaggio avrei fatto decisamente prima, sarebbe stato tutto decisamente molto più semplice. Però vabbè, è andata così, l'importante è che sia andata. Adam Malkovich. Vediamo un po' chi è esattamente. Serie Metroid, Snake. Perché non me lo ricordo io, Adam Malkovich? Serie Metroid. Sconfiggi il personaggio principale per vincere. In che gioco era, ragazzi? Mica me lo ricordo. Andiamo all'attacco. Perché io chiedo a voi, sapete perché? Perché a parte il fatto che voi ovviamente siete già informati, molti di voi, alcuni di voi sono informati a prescindere, poi voi avete internet disponibile, io mentre gioco no. Quindi anche quello è il punto. Oh, vai così, perfetto. Andiamo un attimo. Se riesco a fare un qualcosa. Vabbè, ragazzi, cioè parliamone. Sapete cosa? Non ho mai usato, non uso mai B perché sono idiota. Cioè, vabbè che bisogna essere scemi per stare lì e essere colpiti dal B. Però fa danno, obiettivamente, no? Sto rivalutando Ike tutto insieme. Forse no? Dipende quanto male fa quel robot. Dipende tutto da quello. No, Ale. Ok, va giù ora. Giù. Spaccato tutto. Attacco verso l'alto. Grandi così, grandi così. Ike. Adam Malkovich. Potenza 862. Slot 2. Fa schifo. Una stella sola. Io ho penato le pene dell'inferno. Santa pazienza. Ike, mi piace. Mi sta iniziando a piacere come personaggio, ma non lo sto utilizzando nel modo corretto. Non lo sto utilizzando nel modo giusto. E non va bene, non va bene. Ora, qui i combattimenti ce li siamo fatti tutti, quindi procediamo. E vediamo un attimo. Prima, che combattimento è questo? Wolf. Però prima tocca a Crystal, ragazzi. Serie Star Fox. Gli assistenti appariranno come avversari. Attacco con arma plus, Sirius, wow. Anti-assistenti, smash finale rapido. Pure. Cioè già ce l'ho doppio, me lo dà anche rapido. Dovrei anche iniziare un attimo ad andare a vedere se posso aumentare delle abilità, perché io in effetti sto prendendo molti punti di abilità ultimamente, quindi forse dovrei andargli a dare un'occhiata in effetti. Vai ora! Bravo! Bravo Ike! No, fallo così! Benissimo! Beh, uno è volato fuori da solo? Più o meno? No, no, Ale, calmati, perché a volare fuori anche te un attimo, eh? Quindi cerca di dosare bene gli attacchi, le forze e tutto quanto. Più che altro cerca di far stare all'angolo gli avversari. Bravissimo. Quasi. Non abbastanza danno, perfetto. No, 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 Ale, no, 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 calmati. Perché ti hanno buttato al 68... All'83% con due attacchi. Ma che è sta cosa? Vai ora! No! Mi hanno schivato! Vai! Preso stavolta, eh! E che diamine, ne ho persi uno, ma il secondo almeno ti ho preso. Peccato perché ho preso quello sbagliato. È andata bene lo stesso, per fortuna, perché... Alla prima! Alla prima, grandi così con un personaggio nuovo. Grandi, attacco magico plus, slot 2, combattente leggenda, 4264 di potenza. Peccato non evolve a livello 99. Io l'avevo fatta evolvere in qualcosa, non lo so, in un'astronave. Non lo so, mi sarebbe piaciuto. Una cosa del genere sarebbe stata una figata, secondo me. Inutile, cioè non aveva senso, però sarebbe stato bello. Wolf, tocca a te, ragazzo. Vinci l'incontro per salvare il personaggio. Ci proviamo. Potenziamento dopo mangiato. Ci potenziamo dopo mangiato. L'importante è quello, è smangiucchiare il più possibile immaginabile. Anche se non ci sono molti strumenti qui, quindi ci sarà da beccare quello giusto nel caso. Potrebbe andare molto male. Fox, mi sa che duri poco, sai.
Scusa, Wolf, non Fox. Mamma mia, un'offesa è questa. Ok, facciamo così. Mi ha fregato perché lo stavo per prendere la parte opposta. Invece mi si è girato alla parte sbagliata. Il maledetto. Oh, stavolta ti ho preso. Ciao. No. Bravo, grande. Abbiamo fatto il contrattacco, però non è andato molto bene. Vieni qui. No, Ale. Perché non l'ha attaccato stavolta? Era andata abbastanza bene la situazione. No, para, per l'amor del... No! Quasi volato di sotto da solo, sono un genio! Bello però il colpo caricato, eh. Allora, smettiamo di giocare qui. Che è il caso. Perché sennò questo mi disintegra. Ok. E ciao. Bravo. Bella schivata quella. I miei complimenti, è stata una gran schivata. Anche questa, questa è una lisciata da parte mia. Allora, l'attacco in giuba ho fatto proprio quando si sta per attaccare l'avversario, non come Greninja che parte dall'altro, o come Link, per esempio. Perché sennò è un casino. Ho l'attacco smash. E l'ho ciccato due volte con l'attacco smash. Sono un genio. E l'ho preso con una sparata nel cranio direttamente. Bellissima è stata questa. Buttato fuori proprio. Ho perso due attacchi smash e poi l'ho tolto di mezzo con una spadata. Soddisfazione della vita, no ragazzi? Bene così, l'importante è continuare a vincere e cercare di proseguire in questo gioco. Dovremmo essere molto vicini alla fine stavolta. E cioè, almeno adesso. What? Ah! Non vedevo come si faceva arrivare allo scrigno, mi era preso un attimo male. Punti spirito 3000, quindi questa zona l'abbiamo completata. Perciò possiamo risalire adesso. Perché è senza uscita questa zona. Ok. Eravamo andati allora prima dalla parte giusta, risalendo. Mentre adesso eravamo in un vicolo cieco. Mi va bene. Va bene così. Bene avere una strada sola con cui proseguire, perché altrimenti io mi perdo. Va a finire sempre malissimo. Quindi se posso non perdermi, a me fa tanto piacere. Detto questo, dovremmo andare a sbloccare lassù in alto un personaggio nuovo. Che è sbloccato adesso Wolf. Ma qua su ce ne doveva essere un altro in via del tutto teorica. Oh, esattamente dov'era? Era qui, ok. Ed era Meta Knight. Allora, io nel gioco per Wii U adoravo Meta Knight. Proprio lo adoravo da impazzire. Spero che qui più o meno sia lo stesso, spero. Perché aveva anche lui quella mossa dall'alto verso il basso che era adorabile. Che poi è tipo quella di Kirby. Era, non lo so. Ora vediamo un attimo sto fiore di Leap. E a questa. Perfetto. Vieni qui e poi svolazza. Sei venuto, mi sei venuto addosso proprio nel momento giusto. Non credo di riuscire a farcela, sapete, contro di lui? Perché svolazza un po' troppo. Sono partito prima per cercare di colpirlo dopo a scendere, ma non è andata esattamente bene. E quella mossa che è stupenda. E che adoro alla follia perché è molto lunga, molto rapida e fa abbastanza male anche se la prendi tutta. Non riesco a gestirlo. Troppo veloce. Ok. Troppo rapido per il momento e io sto sbagliando parte. Dove direzionare gli attacchi? E lui mi sta sbombando bellamente. Quindi Ale, vai! Ok. È che non gli faccio neanche tanto danno purtroppo. Quello è il problema. E dovrei pararmi un po' di più. Ah, no. Qui non ci siamo. Vai ora, prima che attacchi lui. Vai ancora. E ancora. E poi l'attacco verso l'alto. Mi ha fregato bellamente con l'ultimo attacco. Se no, era fregato lui. Paninozzo mio! Non so se ho preso il panino, mi sa che me l'ha fregato lui forse il panino. Non saprei. Preso! Preso! Stavolta non scappi con lo smash. Il doppio attacco smash ci potrebbe rimettere in in partita in pratica. Anche troppo. Un attacco smash ci ha rimesso in partita. Uno, è bastato uno, perfetto. Ciao Meta Knight! Grandi così, sbloccato anche lui. E non vedo l'ora di utilizzarlo, anche se non tocca a lui come prossimo personaggio, però... Sono veramente strafelice di averlo sbloccato. E di averlo disponibile adesso per proseguire. Ma quanto è grande sta mappa? Ma è enorme. Questa mappa è veramente qualcosa di... Io mi sono perso adesso. Fermi! Allora, dove siamo?
Per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo andremo contro Link di The Legend of Zelda. Lo faremo nel prossimo, Link. E sarei intenzionato a prendere un attimo Ganondorf giusto per combattere con lui. A soddisfazione personale. Vi preoccupate. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social. Se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. E alla prossima. Ciao!